Tipico fenomeno. Secondo l'opera di Emma Erdinger, nel 1843 abitava con la moglie a Hightsville, un villaggio dello stato di New York, un certo Bell. Un merciaio ambulante, passando presso la casa solitaria dei Bell, chiese alloggio e l'indomani, data l'assenza momentanea della signora Bell, suo marito e l'ospite rimasero soli. Da quel momento il merciaio scomparve. Nel 1847, lasciata dai Bell, l'abitazione fu affittata da due coniugi che dopo pochi mesi sloggiarono turbati da colpi fragorosi che ogni notte parevano provenire dalle pareti. La casa ebbe nuovi ospiti, i coniugi Fox, con due delle loro figlie, Margaret di 15 anni e Kate di 12. Nel 1848 i colpi ripresero e vi furono altri fenomeni. In particolare il rumore di una lotta accanita con urli, rantoli e la sensazione di un corpo trascinato per le scale della cantina, il tipico fenomeno di infestazione. Kate Fox pensò che i colpi dati alle pareti fossero dovuti a un'intelligenza invisibile e dopo aver dato lei stessa alcuni colpi al muro con la mano, chiese una risposta simile, il che avvenne. Avvennero così le prime comunicazioni medianiche della storia moderna che iniziarono la ricerca parapsicologica. Si servivano di un codice alfabetico elementare, due colpi uguale sì, silenzio uguale no. In seguito David Fox, fratello delle due ragazze, perfezionò il codice estendendo il numero dei colpi, secondo le lettere progressive dell'alfabeto. Il presunto spirito picchiatore affermò così di essere Charles Rosma, assassinato anni prima da Bell, che lo aveva derubato e sepolto in cantina in un punto preciso. Eseguiti gli scavi di controllo, furono trovati capelli e ossa umane. Nel 1904, cioè 56 anni dopo, nella stessa cantina franò un muro che mise in evidenza uno scheletro e una cassetta da merciaio ambulante. I fenomeni continuarono fino a che giunse un messaggio rimasto famoso. Cari amici, dovete proclamare questa verità al mondo. Questa è l'alba di una nuova era. Non dovete più nasconderlo. Fate il vostro dovere e Dio vi proteggerà, così come i buoni spiriti. Nel 1849 si formò a Rochester un primo gruppo di medianisti. Si fecero varie sedute e nel 1850 i primi giri di propaganda. Un medianista facoltoso, H.H. Day, finanziò Kate perché si prestasse gratuitamente a dare pubbliche sedute con raps, tocchi invisibili, eccetera. Da qui il mercimonio della nuova realtà, che in parte è minore, dura anche oggi.